Non siamo appassionati della Marcord. Questa mostra, vi dirò, non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Un'antologica, però che non sia un'antologica tradizionale, nel senso che arrivando a rivedere lo spazio dei Cagliatidi, un'antologica o una retrospettiva di qualsiasi artista è impossibile. Una mostra straordinaria sia per quanto riguarda la qualità delle opere che vedrete, ma sia per il contesto, quindi il dialogo tra le opere in vero e il contesto delle sale Cagliatidi, che continua, partendo chiaramente da Germano Cera, lo studio al Visicchieri Remoto, siamo riusciti a mettere insieme. Se si vuole rispettare la sala delle Cagliatidi nella sua magniloquenza, nella sua spettacolarità, bisogna pensarla come un contenitore contemporaneo da utilizzare con un'installazione che sia inedita e potente. Sala dei Cagliatidi, che è stata sempre, almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, era stato un po' il simbolo, se mi permette di dire, del potere politico, no? Perché le grandi incoronazioni, quella di Napoleone Bonaparte, quella di Guglielmo I, lì si sono suonate. Fa sì che la mostra sia un risultato come se Miller l'avesse fatta. Cercare di tirar fuori la sua condizione più di ribellione, più di rabbia, più di aggressione rispetto ad una piatta, silenziosa, antologica che di fatto annulla la condizione contemporanea dell'artista, anche se ha avuto una sua storia. Quindi la lettura che è avvenuta immediatamente con lo studio Albisi è stata quella di intervenire sullo spazio in maniera diciamo attiva, come se fosse uno stage, come se fosse un palcoscenico in cui l'artista doveva muoversi o si muoveva. Prima sala, che si chiama la sala del buffet, in cui c'è una cronologia molto piatta, molto informativa, che viene illustrata dai dipinti originali. Un tentativo didattico informativo su tutto il suo percorso, da quando è nato al 2006. Da questo diorama si entra poi nella sala delle Cagliatidi e gli genera un pugno nello stomaco, nel senso che deve essere come se Miglio avesse diciamo occupato con la sua energia, con la sua cattiveria, con la sua dolcezza, con la sua gestualità lo spazio, e si è deciso di dividerlo tramite un'operazione molto semplice, che è la diagonale. Quindi niente cubo, diagonale è un elemento dinamico, quindi la diagonale divide lo spazio. A destra, quando uno entra agli anni 60, chiamiamo così, che è il momento più, diciamo, dirompente del lavoro di Emilio Vedova, e dall'altro lato, con una partita di ping pong, esistono i tondi e gli ultimi dipinti, i dipinti degli anni 80 e anche degli anni 90, 97, per cui c'è un passaggio drammatico da un lato all'altro, e questo è, diciamo, l'idea emotiva. Per me la mostra non deve essere solo informativa, che è consumata nella prima parte, ma anche un'immersione emotiva, fisica, cioè trovare uno spazio in cui disperdersi, disperdersi perché c'è una quantità di materiale enorme che non riesco a controllare, disperdersi perché il materiale mi fa sentire emozionato oppure è troppo forte a livello fisico.
tentativo è sempre dare queste due realtà. Una realtà di immersione, in cui uno è trascinato e non riesce a controllare la mostra. Per me è molto importante che uno esca e dice ma ho visto tutto, oppure la prima parte mi piace più, cioè c'è una partecipazione. Il secondo motivo naturalmente è di fare una mostra storica, perché un artista di questa importanza è fondamentale per la storia del moderno e del contemporaneo. Questa è l'idea. L'esperienza è a voi, cioè nel senso che se riuscite a controllarla tutto, chapeau, spero di no.